Uè, facce tosse e tenerelle. Un saluto cucciolamma. Trame di film porno. Te capite? Bip bip. Madonna, bip bip, mi fa sembra una brutta impressione. No, bip bip, non hai capito, non ti devi proprio muovere. Forza, bip bip, ora mostrami il nuovo film sozzo che commenteremo. Ma che veloce, bip bip. Te capito. Uscita finalmente. A fare? A scoparmi mio padre? Ah, ma era ovvio tesoro, ma perché non ci sei arrivata? Te sei matta, te sei tutta matta. Con tutti gli sbarbatelli che mi toccava scopare ogni tanto a destra e a sinistra, la cosa che volevo di più era fare quello. E certo tesoro, se ieri mi facevo gli sbarbatelli, oggi me faccio mio padre. Beh, ma dai, film, racconta. Merita proprio, guarda, sì? C'ha un c***o da provare. Non ho questa parte. Perché è una cosa esorbitante, credi. Oddio! Vabbè, questa parte mi mettono un po' a disagio. Però che non ci provi? No, ma dai, ma figurati, no. Tu pensi che si possa fare? Ma no, ma dai, è tuo padre! Ma assolutamente no! Ma assolutamente... Tu pensi che si possa fare? Credimi. Si può fare, papà ci starebbe sicuramente. E certo, con la raccomandazione della figlia. Come da trovare il posto in banca, ti trova il posto là. Dai, in fondo lo sai che mio padre ha sempre avuto un debole per il tuo seno. Figurati che te lo guardava fisso il giorno del compleanno di mamma. Sì? Cioè veramente, io mi immagino di stare nella mente di questa figlia il giorno del compleanno della mamma, mentre il padre guarda il seno della cugina. Perché poi in tutto questo loro sono cugine, precisiamo. Ah, guarda papà, ci sta a guardare il seno a mia cugina. Ah, scoprirebbe mia cugina. Quanto mi fa piacere. Tanti auguri a mamma. Auguri. Beh, oddio, Male non sarebbe, anche perché da quando mi sono lasciata con Carlo, ti ricordi Carlo? Il ragazzo con cui uscivo ultimamente. Da quando mi sono lasciata con Carlo praticamente ho fatto l'abbonamento ai vibratori, al sexy shop. Cioè quando entro mi stendono il tappeto rosso. Oddio, male non sarebbe a scoparsi tuo padre. Ma te lo ricordi Carlo? Il fidanzato mio? Da quando mi sono lasciata, sono costretta a guardare su internet i video del fai da te. A sto punto mi chiamo tuo padre. Che bravo a montare i mobili dell'IKEA. Sia chiaro, bionda. Io sono una modella curvy, quindi sono più di te i mobili dell'IKEA. Te la vuoi? Allora facciamo così. Domani a pranzo vieni da me, mangiamo qualcosa al volo e poi ti combino una cosa con papà. Dai, qualcosa la studiamo. A pranzo un panino al volo? Non ci vedo più per tuo padre. Ma quasi quasi, dai. Fidati che ci riusciamo. Dici? Dico. Vabbè, dai, proviamo. Proviamo? Dai, d'accordo. Dai. Dai, si può fare una scopata con tuo padre? Si può fare. Sì, mi sono divertita. C'erano un po' di mani che si allungavano dietro al tavolo. Non ne parliamo. Anche dal lato di là, da morire. Cioè, ma in che posto di merda siete andate? Come ti giravi, c'avevi le mani che entrava da una parte e usciva dall'altra. Cioè, per esempio, Piero. Cioè, sei presente Piero, no? Cioè, lui per sbaglio mi ha messo una mano in bocca. Cioè, all'improvviso stavo a parlare, no? E improvvisamente non parlavo più. Mi ha messo una mano in bocca. E mi è uscita dal culo. No, questa non la posso mettere. Invece la metterò. Aia, madonna mia. Cioè, una famiglia veramente. Molto allargata, molto aperta. Una famiglia. Cioè, praticamente casa vostra è una casa chiusa, praticamente. Sì, aperta soprattutto. Aperta, sì, infatti. Molto aperta. Aperta agli scambi. Vabbè, tutto sa che ormai tutto in famiglia. E allora il papà, tuo padre è un fenomeno. Papà è un fenomeno. Dove lo vuoi te lo mette. Caspita, adesso mi fa incuriosire, veramente. Appena arriva. No, adesso mi fa incuriosire. No, perché io il mobile lo vorrei faccia al muro. Sì,
ti ha chiuso c'è la porta. Iniziamo a fare un po' le scene così tipo recise e scende. Nei porno etero c'è ovviamente una scena lesbo ogni tre. Virra Moretti, viva la sincerità. Con la tris nonna Giacobbe sarebbe un trio perfetto. Ciao, sono nonna Giacobbe. Potete chiamarmi Giaco. Posso unirmi a voi? Tiziana, che stai combinando? La preparo, papà. Te la preparo, papà. Giusto 2 minuti e la torta di miele è pronta. Ti lascio un po' le mani, ok? Non si fugge un'altra, grazie. Prego. Nonna mia, che brutta impressione questi call. Nonna, che brutta impressione queste cose. Ciao, papà. Che bella figlia che mi ritrovo. Ma a parte che dai il bacio in bocca a tuo padre, no, sinceramente sta cosa ha censura, perché mi fa troppo una brutta impressione. Sinceramente stanotte vi voglio far dormire, va bene? T'ha capito? E che zio che mi ritrovo? Nonna mia, lo zio! Nonna. E ora parliamone come se fosse un film d'autore serio. T'ha capito, t'ha capito, t'ha capito. A quanto pare gli incesti vanno veramente forte sui siti sozzi. Ma sinceramente una figlia che propone alla cugina di fare zucco zucco col padre non l'avevo mai vista, te capito? La recitazione è da 5. Se è anche vero che le intenzioni sono spesso sbagliate A fare? C'è anche da dire che alle attrici risulti naturale immergersi nel ruolo delle incestuose. E mi sembra evidente che le scene improvvisate siano, seppur più lunghe e silenziose, anche quelle più naturali nella recitazione. Come ti giravi, c'avevi le mani che entrava da una parte e usciva dall'altra. Ed è sicuramente da apprezzare che la cugina bionda sia sfacciata e un po' curvi, così da sostituirsi al classico stereotipo della cugina bona e impacciata. Cioè, nel senso, come mi devo mettere? La trama non è solo surreale, inquietante ed intensa. Tutto sta che rimane tutto in famiglia. Ma è anche breve, tanto che lo script lo si potrebbe ridurre in sole 5 battute. Lo sai che ieri ho scopato con mio padre? Ah, davvero? Ti andrebbe di provare? Ma dai! Sì, papà, te la sto a preparare. È sicuramente degna di nota la scena nella quale la protagonista racconta alla cugina di quando il padre, durante il compleanno della madre, guardava le zinne di sua nipote. Anche se al posto dello spiegone avrei gradito invece un bel flashback con tanto di voci con effetto riverbero. Ah, papà si mette a guardare il seno di mia cugina. Ma tu che buona la torta del compleanno di mamma! Mamma mia che buona! Quindi alla trama darei un 4. E non di meno grazie al fantasmagorico colpo di scena che ci mostra una figlia così premurosa da preparare la cugina come se fosse una torta di mele e non mangiarne nemmeno un pezzetto insieme a suo padre. Ciao, papà. Quindi colpo di scena, niente trisom, ragazzi, ma solo uno zio maturo con una nipote raccomandata e cotta a puntino. Alle musiche do 5, anche se in realtà sono inesistenti, perché così facendo il regista si è ispirato a quei film horror giapponesi che non avendo musiche trasmettono molta più suspense, te capite? Bene, facciato ste tenerelle, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e mi raccomando lasciate un commento lungo pure 1 chilometro, che tanto lo sapete, lo leggo tutto quanto. E come ogni fine video, sclero cucciolam.